Buongiorno ragazzi, buongiorno, nuovo giorno, ho già iniziato a lavorare, bello carico, oggi non ho dormito benissimo, di la verità, cioè un po' stanchino da ieri che mi sono fermato appunto fino a tardi con i fratelli a giocare a FIFA, che poi cioè noi non giochiamo mai a play, giochiamo solo tra di noi. E niente, adesso mi sto godendo un pochino di succo, tra un po' mi mangio delle pesche nella pausa tra un'oretta e niente, oggi ho un po' di cose da fare anche. Un pochino di cose. Avrei dovuto andare in palestra ieri, mi sento uno smidollato, un rammollito. Mannaggia. Che cos'era questo codice? Che cos'era? Ragazzi, io vi giuro che dalla bilancia non sto capendo più niente. Cioè, ieri ero 23,1 di massa grassa, oggi sono tipo 22,4, non ho fatto niente nel mezzo se non ingozzarmi ieri di cibo. Cioè, o è veramente tarata male e io tutti questi mesi penso di essere sovrappeso, in verità non lo sono, cosa che non penso perché mi sento abbastanza molliccio. E difatti, visto che mi sento molliccio, adesso sto andando in palestra, visto che da esattamente una settimana che non vado, non vedo niente ora. È una settimana che non vado e quindi adesso bisogna compensare. Dobbiamo assolutamente risolvere questo problema. E quindi andiamo in palestra. Purtroppo il motorino oggi non ce l'ho, devo andare in macchina, quindi mi becco tutto il traffico di quest'ora che Dio me ne voglia, non sembra troppo malvagio, ma è comunque fastidioso. E niente ragazzi, quindi adesso devo fare questo, poi stasera ho un aperitivo, a cena invece devo ancora pensare a cosa fare, ma devo andare probabilmente al supermercato a prendermi delle verdurine perché non ho niente. Oggi a pranzo sono andato dai miei nonni a mangiare molto velocemente, quindi una ottima pasta con il sugo che solo la nonna sa fare, che non è sinceramente nulla di speciale perché passate pomodoro, burro e il dado e qualcos'altro, tipo un concentrato di pomodoro, cioè in teoria è un po' una cazzata da fare, solo che me lo faceva quando ero bambina, quindi mi prende assolutamente i nervi e mi piace tantissimo, tantissimo. Ragazzi, oh santo cielo, questo bus si ribalta. Vabbè, oltre che questo, come potete vedere, è uscito fuori il sole, quindi si sta parecchio bene. Dopo volevo farmi una piccola passeggiata, magari me la faccio per andare all'aperitivo questa sera, tra 2 orette, sono un po' di tag effettivamente. Cioè, l'aperitivo dovrebbe essere alle 9:30, cioè tra 2 ore e 20. 3 ore e 20, scusate. Quindi devo anche cenare, quindi adesso mi faccio palestra metti fino alle 8, il tempo di tornare, mangiare e sistemarmi un 2 ci dovrei essere in teoria. Perché adesso palestra vorrei ricominciare a prenderla bene, però purtroppo la mia routine in questo momento è abbastanza sballata da tante cose che si mettono sempre nel mezzo e quindi questo non mi permette di essere. Mi sentite? Dicevo, con tutta l'aria, magari neanche mi sentivate. Questo non mi permette di essere efficace come vorrei. Però, che ci devi fare? Questa è la vita. Ragazzi, allora stasera post palestra ci facciamo un po' di verdurine, cose che poi facciamo, nel senso ho fatto tutto mio fratello, non ho fatto assolutamente niente, oltre che adesso mi mettono a mangiare. E anche dell'ovetto, così siamo sani, un po' di proteina, anche perché scadevano stasera. Mamma mia, vedo il futuro. E niente, quindi. Mangiamo. Ragazzi, non mi ricordo neanche da quanto tempo è che non mi facevo una passeggiata serale con voi. Allora, oggi in palestra mi sono spaccato, oltre ai 100 piani di scale perché sono obeso, sovrappeso, scusate, che, oddio, sembra l'effetto della videocamera, degli obiettivi. Non mi ricordo neanche il nome. Vabbè, dicevo.
E mi sono spaccato in palestra stasera. Mio fratello ha cucinato quelle cosine buone, a parte le verze che, cioè, a me fanno schifo, ma ogni tanto bisogna spurgarsi dal cibo e quindi ci sta a mangiare cose che non ti piacciono perché fanno bene. Adesso mi vado, faccio una passeggiatina, vado a un baretto con Albi per un'oretta giù di lì e poi torniamo a casa e dormiamo, che domani torniamo in ufficio. In tutto questo ho questa bellissima felpa di un procione, vediamo se si vede, che mi regalano i miei amici, che mi hanno regalato i miei amici. Non sono neanche sicurissimo che si riesca a non sono neanche sicurissimo che voi possiate sentirmi in questo momento perché c'è parecchio vento. Forse dopo post bar mi vado a fare una bella passeggiata in centro e poi torno, anche se come tempistiche sono già 10:30, quindi secondo me se sto lì 1:00, 11:30 potrei anche già andare a letto. Mi sa che la passeggiata salta se la godiamo ora, anche se oggi appunto ho già dato la mia dose di attività fisica. L'agenzia mi deve assolutamente dare una risposta, comunque non l'ho ancora ricevuta, o meglio ho firmato la proposta che mi hanno fatto, solo che deve essere firmata anche dall'altra parte, dal venditore, e purtroppo io ho come l'impressione che lui voglia posticipare il più possibile, così io poi non faccio in tempo a farmi il mutuo e lui si intasca la caparra, visto che sono già passate 2 settimane da questa capo di proposta e io ho detto della mia preoccupazione, ho condiviso la mia preoccupazione con l'agenzia e mi hanno detto no, beh, non ti preoccupare, speriamo di no, comunque ugualmente in caso possiamo provare anche ad allungare il periodo, quindi questo qua chiaramente non fa il furbo. E niente ragazzi, e niente, quindi questa è una cosa che mi tiene un po' sveglio la notte, o meglio che non mi rilassa del tutto, però speriamo di venirne a capo. Giro fatto ragazzi, e ora devo andare a letto anche perché siamo a 23:53 e vorrei riposare stanotte, anche perché domani torno in ufficio come dicevamo, non vedo l'ora, così andiamo a mangiare fuori finalmente. Io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordatevi che il Dio algoritmo è molto goloso, ha bisogno dei vostri segnali per capire come gestire il video e darlo a più persone possibili, e quindi noi ragazzi ci vediamo domani e grazie per il supporto. Porto.